Date le numerose richieste, ho deciso di dedicare un breve video a quali sono i controlli motore da fare ogni volta prima di andare in volo, a come devono essere fatti e a cosa servono. Iniziamo col dire che ogni volta che prendiamo il nostro aereo, che sia di proprietà o a noleggio, è assolutamente indispensabile effettuare i controlli pre-volo. La cura che si presta al mezzo tutte le volte prima di andare in volo deve far comprendere a tutti gli aspiranti piloti come sia elevata l'attenzione alla sicurezza. Fondamentalmente i controlli si distinguono in due tipologie: i controlli della cellula interna ed esterna e i controlli motore. Oggi parleremo dei controlli motore. I controlli motore devono essere fatti prima di effettuare il primo volo della giornata. Dopo periodi di lunga inattività è opportuno farli ancor più approfonditi. La prima cosa da fare appena ci si avvicina all'aereo è quella di verificare che la chiave sia disinserita dal quadro elettrico e che i magneti siano in stato off. Questo per evitare un'accensione involontaria nel frattempo che stiamo effettuando le verifiche. Partiamo iniziando a scofanare, cioè a levare il cofano superiore, che una volta tolto va riposto o sotto l'aereo o comunque dove non sia possibile inavvertitamente scontrarlo, in quanto facilmente si può rompere e avremo così terminato la possibilità di volare in questa giornata. A questo punto iniziano i veri e propri controlli. Verifica della connessione delle pipette con le candele. È da verificare che la connessione sia corretta e salda. Verificare il corretto posizionamento dei collettori in gomma dei carburatori e controllare che nelle parti in gomma non siano presenti delle screpolature. Verificare il corretto posizionamento e serraggio dei filtri aria o dell'airbox se presente. Verificare e controllare con attenzione i tubi di gomma e le relative fascette, cercando se sono presenti screpolature o piccole perdite di olio liquido. Controllare il livello dell'olio e dell'acqua. Per controllare il liquido di raffreddamento è necessario aprire il tappo dell'acqua e visivamente vederne il livello. Oltre a questo è necessario verificare anche il vaso di espansione, controllando che il livello sia costante. Al termine è importante chiudere il tappo dell'acqua, verificandone il corretto serraggio. Per controllare l'olio è necessario aprire il tappo e fare attenzione a posizionarlo in un posto in cui sia visibile, per esempio sul sedile del pilota. Mai si deve appoggiarlo nel vano motore, perché a seguito di una piccola distrazione, che non deve avvenire in questo frangente, ma è pur sempre possibile, potrebbe capitare di non chiuderlo, facendo così un disastro. All'accensione, infatti, ci si ritroverebbe inondati d'olio, e se non si avesse la prontezza di spegnere immediatamente il motore, si rischierebbe di buttarlo via. A questo punto si pulisce l'asticella per la misura del livello dell'olio e si lascia scolare inclinato sul boiolo. Ora si ricontrolla che i magneti siano disinseriti e si gira l'elica fino a che dal boiolo dell'olio non si sente un rumore detto ruttino. Questo rumore è dovuto alle bolle d'aria che fuoriescono e ci dicono che l'olio è presente in tutto il percorso. Solo a seguito di ciò si può misurarne il livello. Se nella norma si richiude il tappo, si controlla che il serraggio sia corretto e si continuano le verifiche. Dopo un periodo di inattività o ciclicamente dopo 3-4 settimane, deve essere smontato anche il cofano inferiore, seguendo le stesse modalità di quello superiore. Va così verificata con attenzione anche tutta la parte inferiore, controllando eventuali presenze di perdite o trafilamenti di olio o di liquido refrigerante. Smontando il cofano inferiore si possono controllare i supporti motore, verificando anche qui eventuali presenze di screpolature o usura sul metallo. Si continua controllando le molle collettori dello scarico della marmitta, verificandone l'integrità e la loro presenza. È buona norma controllare i cavi elettrici, soprattutto la massa, e che l'occhiello di tenuta sia ben fissato e che non abbia gioco, altrimenti si deve procedere a serrare il contatto per permettere alla batteria di erogare tutta la propria energia. E così anche tutti gli altri cavi che sono ben visibili nella zona motore. Effettuati tutti i controlli, si rimonta prima il cofano inferiore e successivamente il cofano superiore. Terminati questi controlli e quelli esterni, si può procedere all'avviamento del motore seguendo la checklist. Quindi, dopo tutti questi check, buon volo! Ciao, alla prossima!